lo sia assolto per aver commesso i fatti di cui è stato protagonista. Questo sarebbe il cambiamento del paese, ma veniamo a noi. Ho apprezzato tantissimo questa iniziativa, perché finalmente non si parla di emergenza, ma si parla di futuro. Noi dobbiamo rompere con l'agenda politica fatta da allarmi. Governano loro se governano con gli allarmi, governano loro se decidono cosa è importante e cosa non è importante. Noi facciamo proposte che guardano al dopo. Ci sto, nel senso, consideratemi a vostra totale e completa disposizione, e ci sto però con un piccolo regalo. Pochi lo sanno, ma dopo un lavoro di 2 anni fatto in giro per il Lazio, insieme a tanti compagni e compagne, perché io sono un compagno, quando la politica era qualcosa di serio, elaborammo una legge regionale sull'immigrazione che andrebbe aggiornata, che andrebbe rivista, che è vecchia, ma che è stata scritta girando per l'intero territorio, parlando con i beneficiari, parlando con i comuni, dal più piccolo al più grande, tentando di costruire rete, partecipata come volete voi. Quella legge è in vigore, è in vigore, ma dal 2008, legge 10 del 2008, la trovate, legge regionale 10 del 2008, non ha mai ricevuto un euro indipendentemente dai governi che ci sono stati nel Lazio. Io vi do un consiglio, quello che c'è di buono lì dentro, il diritto di voto a chi vive qui nella regione, la chiusura del centro di permanenza temporanea, perché così si chiamava allora, adesso centri di permanenza dell'impatria, anzi il rifiuto di qualsiasi struttura del genere, il diritto a essere cittadini e cittadine, c'è tutto. Certo, va riammodernato, è come un motorino che va in qualche maniera, un motore che va rimesso in funzione, però è a disposizione, considerate a disposizione lei e considerate a disposizione anche me per dare una mano, perché guardate, su una cosa, e chiudo su questo, è un'utopia fare una legge del genere, è vero, è un'utopia, però è anche vero che se si ricomincia a parlare di queste cose fuori dalle aule fredde dei parlamenti, se ne si ricomincia a parlare per strada, fra le persone, beh guardate che le persone sono molto meno stupide di come ce le disegnano i nostri giornali, ve lo dice un giornalista, sono molto più capaci di comprendere e sono molto più capaci di poter decidere che le cose si possono cambiare. Le cose si cambiano, l'ha fatto Mimmo e ne ha fatte tantissime, di cose per cui onoratissimo di essere amico di lui da tanti anni, lo possiamo fare insieme tanti e tante di noi. Vi do però un appuntamento, il 20 giugno in Campidoglio, visto che Mimmo lo ha citato, uscirà un libro molto importante, ed è un libro su Dino Frisullo, perché il 5 giugno sono 20 anni dalla sua morte, un compagno che a me, a Mimmo, ma a tanti altri che noi manca tantissimo, è un compagno di cui dobbiamo dire forse le cose che ci ha insegnato sono ancora utili. Quindi vi invito tutti quanti il 20 giugno. Un abbraccio a tutti e grazie.